Ciao inventori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video Bookshelf Tour, che è una tradizione ormai registrare una volta l'anno su questo canale. Ho visto che lo scorso Bookshelf Tour risale in realtà al periodo estivo o di fine estate dell'anno scorso, però ho voluto anticipare un po' dato il periodo che stiamo vivendo, perché comunque è un video leggero, scorrevole, che a me piace tantissimo vedere e rivedere, quindi spero che possa farvi piacere se lo anticipiamo un poco di questi tempi un po' difficili. Come al solito lasciatemi un commentino ed un like se questo video vi terrà compagnia in questa giornata di quarantena e vi lascio alla mia libreria. Vi mostro intanto questo scaffale di libri che non vi ho mostrato nello scorso Bookshelf Tour perché è a parte rispetto alla libreria principale. Vedete che si trova all'interno di questa credenza che contiene oggettistica fondamentalmente, bomboniere, soprammobili e quant'altro, e che vi ho mostrato in un video che vi lascerò nell'info box. Perché quando è arrivato appunto questo mobile a casa dove stavo prima, vi ho mostrato appunto come l'ho organizzato. E la novità di come l'ho organizzato appunto è che ho riservato questo scaffale ai libri dell'università. Quindi questo è proprio un angolino dedicato interamente a quello che è stato il percorso universitario. Chiaramente non è tutto, perché molte dispense, molti moduli eccetera chiaramente nel corso del tempo sono andati un po' sparpagliandosi, però ci sono comunque delle chicche molto interessanti. Allora va bene, intanto quella lì è la tesi, corona di alloro e il tocco di laurea, e lì dietro ci sono dei quaderni di appunti. E poi lì ci sono dei manuali, quindi proprio quelli prettamente tecnici universitari, ma qui davanti ci sono delle perle proprio, perché abbiamo Lo conto degli conti di Giambattista Basile, che vi straconsiglio. È una raccolta di fiabe napoletane del 600 con la traduzione italiana a fronte, e sono delle fiabe importanti perché contengono i prototipi di alcune delle storie più celebri di tutti i tempi, come la stessa fiaba di Cenerentola, che qui nel libro si chiama La gatta Cenerentola. Poi c'è la fiaba che si intitola Sole, Luna e Talia, che è proprio il prototipo, quindi proprio il primo, la prima stesura della Bella addormentata nel bosco. Quindi vi consiglio tantissimo di leggere, anche proprio per un fatto di cultura personale e letteraria, questa raccolta di Basile, che io possiedo sia in questa edizione della Garzanti che nell'edizione critica a cofanetto. Poi abbiamo un po' di classici latini, per esempio il De Rerum Natura di Lucrezio, la Farsaglia di Lucano, le Satire di Giovenale, attualissime, leggetele perché sono veramente portentose nella loro attualità, e il De Oratore di Cicerone. Seguono le poesie di Catullo, anche queste super consigliate perché è proprio un ritratto della società romana che è proprio attualissimo, è una cosa spettacolare, sembra veramente che siano state scritte ieri. Poi abbiamo l'Eneide di Virgilio in due volumi, il De Agricola e Germania di Tacito, i Carmina di Flacco e il Satiricon di Petronio, che è super consigliato anche questo, è una satira anche in questo caso della società, nonostante sia un'opera incompiuta o perlomeno a noi arrivata così, è un'opera meravigliosa. Ci sono delle scene indimenticabili, come per esempio la cena di Trimalcione, che organizza addirittura il suo funerale durante questa cena per vedere la reazione dei presenti. Poi abbiamo il Canzoniere di Saba, il Decameron di Boccaccio, che in questo periodo di pandemia è tornato prepotentemente. Infatti ho intenzione di mettere tipo un annuncio su internet: cercasi 9 astanti per andare a comporre il nuovo Decamerone in un casale in Toscana, il Canzoniere di Petrarca, il Giorno e le Odi di Parini, la Coscienza di Zeno di Italo Svevo, che ho letto, a molti non è piaciuto, ma secondo me è un libro imprescindibile, perché è proprio uno specchio della psicanalisi moderna
rappresentata dalle nevrosi di quest'uomo. Il Fu Mattia Pascal di Pirandello, altro capolavoro imprescindibile, leggetelo se non l'avete letto perché è un'opera bellissima. Il Principe di Machiavelli, che penso possa insegnare molto per quanto riguarda il modo di conquistare il potere, anche in una maniera molto cinica, ed ecco perché questo è un libro che spesso viene criticato. Il Gargantua e Pantagruele di Rabelais, che è un'opera che rappresenta appieno la fase del Rinascimento, ed è, io sinceramente non l'ho letto tutto, però è una storia che voglio affrontare per bene, comunque stupenda. L'Amleto di Shakespeare, che vabbè, non ha bisogno di commenti. Le Lettere Persiane di Montesquieu. Con gli occhi chiusi di Tozzi, che è un libro che ho portato durante l'esame di letteratura italiana contemporanea, ed è una storia molto realistica, un po' sullo stile di Verga, che però mi è rimasta molto impressa, devo dire, anche perché con gli occhi chiusi non è altro che il fatto che uno si rifiuti di vedere la realtà, appunto, perché a volte è troppo amara da accettare. E per restare appunto in tema Verga, abbiamo I Malavoglia. Lì dietro invece, come opere da segnalarvi, abbiamo tutte le poesie di Montale e tutte le poesie di Ungaretti, e la Divina Commedia in questa edizione, che non è l'edizione sulla quale ho studiato, però l'ho voluta conservare perché è molto bella. Ed eccoci adesso alla libreria principale. Rispetto allo scorso bookshelf, lì c'è uno specchio che l'altra volta non c'era, e come da tradizione cominciamo con una panoramica generale. Questa qui è la Billy dell'IKEA, in particolare è un modulo singolo e due moduli doppi, quindi abbiamo un totale di 5 ante, e vi mostro una cosa che ho fatto aggiungere dal falegname, che secondo me può essere molto utile, perché la Billy normalmente ha uno spazio aperto fra le ante, qui rimane proprio un vuoto, e secondo me non va bene, perché se scegliete di prenderle con il vetro, ovviamente perché non volete che entri la polvere, però da questo spazio vuoto invece inevitabilmente i libri finiscono con l'impolverarsi. Quindi io dal falegname ho fatto aggiungere questa asticella di similegno, vedete, è stata proprio fissata qui, che va a creare proprio uno spessore che permette alla libreria di chiudersi completamente. Quindi se scegliete di prendere la Billy con il vetro, in questo caso, vi consiglio anche di consultare un falegname per farvi aggiungere questa asticella, vedete, l'ho sistemata anche di qua, perché in questo modo siete sicuri che nella libreria non entri neanche un granello di polvere. Iniziando dall'anta sinistra abbiamo questa New Entry, che è un gattino di panno realizzato a mano che ho acquistato in un mercatino artigianale un po' di tempo fa. Iniziando dall'anta in alto abbiamo L'Angolino degli Angela, con La straordinaria storia della vita di Piero e Alberto Angela, che è un bel malloppone ma lo vorrei leggere al più presto. Una giornata nell'antica Roma e Impero, che sono entrambi relativi all'Impero Romano, e I tre giorni di Pompei, che racconta appunto prima dell'eruzione del Vesuvio. Poi abbiamo La Parigina, che è un libro catalogo che contiene i posti più belli di Parigi da visitare, anche un po' fuori dai consueti itinerari turistici, e qui ci sono i libri del circolo letterario di Eri Chioba. Quindi si parte con il suo libro, Il diario di una single incallita, poi Memorie di una geisha, Io prima di te, Colazione da Tiffany, Buon apocalisse a tutti, Finzioni di Borges, L'amante di Duras, Miss Charity, L'uomo nel labirinto e La verità vi prego sull'amore di W.H. Auden. Passando al ripiano di sotto abbiamo quattro libri di questa edizione degli Indimenticabili di Mondadori, che ho trovato sempre solo sulle bancarelle, quindi sinceramente non so se fosse un'edizione da edicola, non lo so, li ho sempre trovati lì, e sono delle edizioni stupende, molto primaverili tra l'altro, e in questa edizione ci sono due dei miei libri preferiti in assoluto, ovvero La figlia di Mistral, che è un romanzo d'amore, e lo dico io che non amo i romanzi d'amore, ma qui c'è molto molto di più, e Voglia di tenerezza, che è un grande classico della letteratura americana. Poi da qui a qui ci sono i libri che nel tempo mi ha regalato mio zio professore, quindi abbiamo due volumi dell'Enciclopedia della Psicanalisi, L'ultimo re di Napoli di Gigi Di Fiore, Il mondo di ieri di Zweig,
O di Freddi come stanno le cose, Eva Cantarella con Secondo Natura, la novella degli scacchi sempre di Svaghi, infatti dopo lo sposto qui, Io un manoscritto e Sei passeggiate nei boschi letterari di Umberto Eco. Qui invece abbiamo un altro malloppone che è I luminari di Eleanor Catton, che è il libro che ha vinto il Man Booker Prize nel 2013 e che non ho ancora letto. Qui abbiamo lo scaffale dedicato quasi interamente a Jules Verne. In particolare abbiamo i primi 5 libri di quella raccolta da edicola con le riproduzioni originali delle prime edizioni, che sono di un'eleganza e di uno chic che rafforza la mia convinzione che il mondo moderno si è impoverito sotto certi aspetti, a cominciare dallo stile. Comunque abbiamo Viaggio al centro della Terra, Il giro del mondo in 80 giorni, 20.000 leghe sotto i mari, 5 settimane in pallone e Dalla Terra alla Luna. Poi abbiamo Viaggio al centro della Terra in altre 3 edizioni, attenzione, quindi questa qui che è della Crescere Edizioni, questa qui della Oscar Mondadori e questa con la copertina del film. Poi sempre di Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, in questa edizione un po' più young, e 20.000 leghe sotto i mari, sempre in questa edizione della Oscar Mondadori. E qui abbiamo la bellissima opera complessiva delle Cronache di Narnia di Lewis nell'edizione in copertina rigida e con tipo la pelle di drago. Passando al piano di sotto abbiamo le parche che tessono i fili del destino, è così che definisco le Befane durante il resto dell'anno per non essere anacronistica, quindi il 6 gennaio sono Befane, il resto dell'anno sono parche che tessono il destino. Questa qui peraltro è strategica perché ha una sacca dietro che contiene tutti i miei segnalibri e fatemi sapere se vi può interessare un video in cui vi mostro i segnalibri più belli che possiedo. Qui abbiamo un po' di libri in realtà scolastici / universitari, una parte della letteratura italiana, un libro di inglese, un libro di grammatica, di analisi logica, un altro di grammatica, uno di matematica e qui abbiamo un libro che vi ho mostrato nello scorso wrap-up, ovvero Il corpo umano guida pop-up all'anatomia, che mi è piaciuto veramente tantissimo e che mi piace anche consultare ogni tanto. Qui abbiamo latino, come se non ci fosse un domani. Passiamo alla libreria centrale. Vi faccio prima una panoramica. E vi mostro anche il gattino che ho sistemato sul gancio, che è un gattino della Swarovski che ho acquistato nell'ambito di un aperimicio, quindi quegli aperitivi fatti per raccogliere fondi a favore delle colonie di gattini. Molto carino. Partendo dallo scaffale in alto abbiamo un po' di young adult, a cominciare da Red Rising, Il canto proibito, che è lì solitario, non l'ho ancora letto e quindi per il momento non recupero gli altri. La quinta onda è Il mare infinito, che sono i primi 2 di una trilogia, ma ho letto solamente il primo. Regina Rossa e Spada di vetro, vabbè, famosissimi. In realtà Regina Rossa mi è piaciuto, però ancora devo leggere il secondo. Fallen di Lauren Kate, idem con Patate, ho solamente il primo. La trilogia di Bartimeus di Stroud, che è un altro malloppone che però vorrei affrontare al più presto, ne ho sentito parlare strabene di questa trilogia fantasy. Il cofanetto di Divergent, di cui ho letto i primi 2, mi manca l'ultimo, in modo che poi potrò vedere anche il film. Sempre di Veronica Roth abbiamo Carve de Marc, anche lui solitario, non ho comprato gli altri, non so nemmeno se sono stati tradotti sinceramente. Firebird della caccia di Claudia Gray, The Queen of the Tearling, Il canto del ribelle, Omicidi per signorine, che è uno dei prossimi che voglio leggere, mentre Il problema del maggiordomo impiccato di Tim Spector l'ho letto da poco, quindi ve ne parlerò nel prossimo wrap-up. Poi abbiamo Dragonero ed Eragon, quindi 2 libri sui draghi, Un'estate da urlo, di cui vi ho parlato in uno scorso wrap-up, Fuoco infernale, che è una raccolta di racconti, e Figli di sangue ed ossa, che ho comprato perché mi piaceva molto la trama, però so che è una saga, quindi sinceramente non lo so. Mi sto dedicando molto di più ai libri autoconclusivi. Passando al secondo ripiano abbiamo sempre degli young adult, la trilogia di Hunger Games, la trilogia dei segreti di Eppaus, che vi straconsiglio, che comprende I segreti di Eppaus, Folsham e l'ombra, e sono libri illustrati dallo stesso autore.
con questi disegni un po' gotici, molto molto belli. Caraval, la moglie del califfo, il cimitero senza lapidi e altre storie nere di Neil Gaiman, che è una raccolta di racconti bellissima, soprattutto ad Halloween. Coraline, sempre di Neil Gaiman, io ho questa edizione, ma ce ne sono tantissime, tutte molto belle, e la storia anche è stupenda. Il mio libro trash, Obsidian, della Armentrout, ho solamente questo che mi basta e avanza, perché sì, è una saga. Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke, Red di Kirsten Gear, Il trono di spade, Il grande inverno di Martin, con la copertina della serie TV. Prep, che non so se si trovi ancora, è un libro un po' introvabile, però è un romanzo molto bello di una scuola preparatoria americana. Il ladro di fulmini, ovvero il primo libro di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, sempre con una copertina bellissima che sembra brillare. Lo straordinario viaggio di Edward Tulane di Kate DiCamillo, che è un racconto molto profondo, un po' commovente. Peter Nimble e i suoi fantastici occhi, che è un altro dei prossimi libri che voglio leggere. L'estate dei fantasmi di Sandra Mitchell. Maze Runner, il labirinto. La gabbianella e il gatto di Sepulveda. C'è nessuno di Justin Gardner, che è un racconto molto profondo, un po' filosofico, però alla portata di tutti. Il romanzo del film Ballerina. I primi due libri della serie di Sfortunati eventi di Lemony Snicket, ovvero Un infausto inizio e La stanza delle serpi, sempre di Lemony Snicket, Tutte le domande sbagliate. Poi abbiamo Mortina, il volume numero 4, ovvero La vacanza al lago Mistero, e The Giver, che è un po' un archetipo degli young adult distopici. E poi qui abbiamo una coroncina da compleanno. Passiamo allo scaffale interamente dedicato a Stephen King, e vi anticipo che manca L'istituto, perché l'ho in lettura. Abbiamo 22/11/63, The Outsider, Misery, L'omino biscottino, Desperation, La zona morta, 4 dopo mezzanotte, volumi 1 e 2, Il miglio verde, Pet Sematary, Mucchio d'ossa, Colorado Kick, On Writing, che è un saggio, e se siete degli aspiranti scrittori dovete leggerlo, Carrie, che è il suo primo lavoro, Scheletri, una raccolta di racconti, il famosissimo It, che è uno dei miei romanzi preferiti, idem per Stagioni diverse, Gli occhi del drago, Dolores Claiborne, che è eccezionale, lo dovete leggere, Cose preziose, La bambina che amava Tom Gordon, Elevation, Torno a prenderti, Le notti di Salem e A volte ritornano. Passiamo allo scaffale dedicato alla fantascienza, che è un altro dei miei generi preferiti, e a un po' di fantasy classico. Abbiamo l'angolo dedicato a Michael Crichton con Jurassic Park, Il mondo perduto e I cercatori di ossa, quindi tutti collegati al mondo dei dinosauri, Next, Andromeda e L'isola dei pirati, tutti questi di Crichton. Poi abbiamo il famosissimo Io sono leggenda di Richard Matheson, che è un libro che mi sta tornando in mente tantissimo in questo periodo di pandemia. Sempre di Matheson abbiamo I migliori racconti, che sono eccezionali, Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, Cronache marziane di Bradbury, un libro che rimane nel cuore, K-Pax, che è un libro molto bello, ma vi consiglio moltissimo anche il film con Kevin Spacey, Contact, che è un altro libro famoso, e di questo è bellissimo il film con Jodie Foster. Poi abbiamo Mutanti, con la copertina un po' trash degli anni 90, e La guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, e Sopravvissuto, The Martian, con la copertina del film. Qui passiamo al fantasy con la trilogia dei ragazzi speciali di Miss Peregrine di Ramson Riggs, che comprende appunto La casa dei ragazzi speciali, Hollow City e La biblioteca delle anime, tutti in copertina rigida. Sempre di Riggs abbiamo I racconti degli speciali, che mi è piaciuto tantissimo. Due libri sul labirinto, ovvero Labyrinth, il romanzo del film, che è il film del mio cuore, primo film che io abbia visto nella mia vita, con David Bowie e Jennifer Connelly, e un libro di cui vi ho parlato di recente, ovvero Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro e Cornelia Funke, anche questo romanzo del film. Poi abbiamo l'angolino di Tolkien con Il signore degli anelli, a cui ho applicato l'anello che mi è stato regalato all'epoca dei film e che custodisco gelosamente, Lo Hobbit e Lo Hobbit annotato e Le lettere da Babbo Natale.
Qui abbiamo invece la custodia della chiave di Erebor che ho al portachiavi. Qui abbiamo un po' di classici, proprio classici nel vero senso della parola, cominciando da Angolino natalizio con Le magiche storie di Natale, Il canto di Natale di Dickens ed Elfi al quinto piano, che è un libro che ho comprato da poco, vi ho mostrato nello haul. Poi abbiamo Le mille e una notte e Il cantore di storie di Kawaiti, che un po' riprende lo stile delle mille e una notte. Poi abbiamo L'angolino di Stevenson con L'isola del tesoro, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde e La freccia nera. Il piccolo principe, io ho questa edizione, I romanzi brevi di Mann, L'origine della specie di Darwin, La storia infinita, Grandi speranze di Dickens, un po' di racconti di Dostoevsky, Gulliver, Tre uomini in barca, L'abbazia di Northanger, Il libro della giungla e Il corsaro nero in questa edizione della Crescere. Poi tre libri che io chiamo libri gioiello perché sono quelli della Burr Deluxe, un'edizione veramente bellissima. E abbiamo Jane Eyre, Frankenstein e Inferno di Dante. Infatti voglio leggerlo proprio a scopo ludico da questa edizione. Tarzan, Lo scudo di Talos, Tom Sawyer e Il giardino segreto, quindi altri quattro grandi classiconi. All'ultimo ripiano continuiamo con i classiconi, con Guerra e pace di Tolstoi, Il conte di Montecristo, Tre uomini a zonzo, che è il seguito di Tre uomini in barca, però l'ho sistemato qui perché appunto è di un'altra edizione, Kim, sempre di Kipling, Le relazioni pericolose, Notre Dame de Paris, Il grande Gatsby, Alice nel paese delle meraviglie, Sulla strada di Kerouac, Oliver Twist e L'odissea di Omero, che è un acquisto recente. Qui abbiamo un portalibri che ho costruito io e che vorrei replicare facendo un video, quindi appena è possibile reperire i materiali vi farò un tutorial. E qui ho sistemato i libri della mia amata Bianca Pizzorno. Abbiamo La voce segreta, Extraterrestre alla pari, La bambinaia francese, Polissena, Ascolta il mio cuore, Diana, Parlare a Vanvera, La casa sull'albero e Il sogno della macchina da cucire, che è uno dei più recenti. Dimenticavo dello scaffale di sopra la seconda fila, che comprende altri classici, ovvero Cime tempestose della Bronte. Qui abbiamo dei libri di Oscar Wilde, ovvero Il ritratto di Dorian Gray, Il De Profundis, Il fantasma di Canterville e altri racconti. Un acquisto recente, ovvero I tre moschettieri di Dumas e lì c'è la Bibbia. Passiamo alla panoramica dell'altra Billy. Partendo da sopra abbiamo l'angolino dedicato alla cronaca, che è un genere che mi affascina molto anche un po' per la mia formazione. Abbiamo i libri di Roberto Saviano, ovvero 000, Un viaggio della cocaina, Vieni via con me, La paranza dei bambini, Bacio feroce, Gomorra e La bellezza e l'inferno. Poi abbiamo La chiamavano bimba di Ilaria Cavo, che è un reportage di questa giornalista di Matrix sul caso di Anna Maria Franzoni. Un oscuro bisogno di uccidere dello psichiatra Picozzi, che è un compendio di storie di cronaca nera molto affascinante e interessante. La parte buia del giorno, Io ci sono di Lucia Annibali, ovvero la storia di questo avvocato e della sua rinascita. Mi sa che Fuori è primavera di Concita De Gregorio, che è una raccolta di pensieri della madre delle gemelline svizzere scomparse. Milioni di farfalle di Iben Alexander, Vent'anni contro di Ingroia, 11 settembre 2001 Inganno globale, di cui vi ho parlato da poco, e di Massimo Mazzucco. Seguite i documentari sul canale YouTube di Luogo Comune. Serpico, poi abbiamo i primi due libri di Valeria, ovvero Nei panni di Valeria e Valeria allo specchio, quindi qui andiamo decisamente più nel romance. Lo strano viaggio di un oggetto smarrito, Lo strano mondo di Carrie Pilby, il famosissimo Va dove ti porta il cuore, Il progetto Atreus, I pilastri della terra di Ken Follett. Qui abbiamo Racconti crudeli comprati tipo a 50 centesimi su una bancarella d'estate, Le mille luci di New York, che è un classico contemporaneo della letteratura americana. Qui abbiamo un po' di psicologia veloce con La ricerca delle coccole perdute, Bella ricca e stronza di Giacobbe, Falli soffrire di Sherry Argoff, L'effetto Lucifero di Zimbardo, che in realtà non è tanto psicologia spicciola ma è veramente molto molto interessante,
E poi abbiamo una raccolta della storia di Audrey Hepburn correlata di fotografie curata dal figlio Sean. Passando al ripiano di sotto, cominciamo con i 7 libri della saga di Harry Potter nella prima edizione italiana, che vabbè, è un fatto affettivo, ma rimane la mia preferita. Qui abbiamo i biglietti del concerto della Pietra Filosofale che ho visto all'Auditorium della Conciliazione e la spilletta che ho comprato in quell'occasione con le 4 case di Hogwarts. Sempre della Rowling abbiamo La Maledizione dell'Erede, Il Quidditch attraverso i secoli, Le Fiabe di Beda il Bardo e Gli Animali Fantastici dove trovarli nelle prime edizioni in copertina rigida. Ho visto che alcuni hanno raggiunto dei prezzi da capogiro su eBay. Poi sempre della Rowling, Il seggio vacante e Buona vita a tutti, che è un discorso motivazionale ai laureandi di Harvard, veramente molto bello e non me l'aspettavo. Abbiamo Il fiore della discordia di Strand, Nightmares, non spegnete quella luce, L'uomo che metteva in ordine il mondo, Enigma di Clive Cussler, Piccole donne e piccole donne crescono, Angolino di Franzen con le correzioni Libertà e Purity. Ho letto i primi due che sono dei capolavori. Purity l'ho letto a metà, mi serve la giusta concentrazione. Una mamma lo sa di Elena Santarelli e La biblioteca più piccola del mondo, che romanza una storia vera accaduta ad Auschwitz. Al piano di sotto abbiamo lo scaffale dedicato ai gialli e ai thriller, che sono altri due dei miei generi preferiti in assoluto. Abbiamo La verità sul caso Harry Quebert di Joël Dicker, che è un giallo meraviglioso e ve lo straconsiglio se non l'avete letto. La scomparsa di Stephanie Meyer, sempre di Dicker, ma questo non mi è piaciuto affatto. Un piccolo favore e una coppia quasi perfetta, che sono i miei due LDC, vi lascio il link ai video sotto nell'info box. Di Musso abbiamo Central Park e L'istante presente, di Agatha Christie L'Oriente Express, Nella mia fine il mio principio e 10 piccoli indiani. Poi due inchieste di Magret, il primo libro della trilogia Millennium, Io uccido di Faletti, L'inganno della luce, la trilogia dell'Abate Nero di Simoni, La vita perfetta, Dentro l'acqua, che è della stessa autrice della Ragazza del treno, Psycho di Robert Bloch, bellissimo, e Angolo di Dan Brown con Il codice da Vinci, Inferno e Origin. Io ho chiuso con Dan Brown perché mi è piaciuto solo Il codice da Vinci. Dietro abbiamo Nero Caravaggio, che rispecchia un po' il codice da Vinci in versione italiana, Il piede di Federico, qui abbiamo Il suggeritore di Donato Carrisi, dietro ancora La psichiatra di Wulfdorf, che è bellissimo, ve lo stra super consiglio, e qui abbiamo Adesso hai paura, che però non riesco a mostrarvi bene perché ecco, di Jaye Ford. Allo scaffale inferiore abbiamo un po' di libri piccoli della Feltrinelli, della Delphi, di vario genere. Abbiamo Passeggeri notturni di Caro Figlio, Le leggende del mare, La strada di McCarthy, che è un capolavoro della distopia, l'ho consigliato nel video 5 libri per la quarantena, Il diavolo nel cassetto, di cui vi ho parlato di recente, Quando la moglie è in vacanza, che è la sceneggiatura del famosissimo film con Marilyn Monroe. So che è un po' introvabile, però se riuscite a reperirlo ve lo straconsiglio. La caduta di Camus, Marea dentro di Cirillo, a cui ho dedicato una recensione singola, Gitanjali di Tagore, Il cappotto di Gogol, due libri di Mauro Corona, ovvero La casa dei 7 ponti e Confessioni ultime, che mi è piaciuto molto, il libro di Duca Von P, ovvero Anima tatuata. Qui abbiamo un po' di Feltrinelli, ovvero Gli sdraiati di Michele Serra, Il condominio di Ballard, Cari mostri di Stefano Benni, La pioggia prima che cada, Il profeta di Gibran, che è un libro bellissimo. Vi ho anche letto, vi lascio proprio il video dove leggo interamente questo libro. Il ciclope di Paolo Rumiz, Il corpo sa tutto della Yoshimoto, Soia e tofu di Pallavi Ayar, Cecità di Saramago, L'arte della guerra di Sun Tzu, La scuola della carne di Mishima, 10 minuti della gamberale, Seta di Baricco e Blues in 16 di Stefano Benni. Poi abbiamo Le braci, L'incubo di Ilaus e Pepe,
e la sovrana lettrice degli Adelphi, Animale morente di Roth, Miseri resti sepolti di Miriam Palombi, Il mio romanzo viola profumato di McEwan e sempre di McEwan L'inventore di sogni ed Espiazione. Doppio sogno, da cui è stato tratto il film Eyes Wide Shut con Tom Cruise e Nicole Kidman, Lettere a un giovane poeta di Rilke, La scimmia nuda, I ponti di Madison County, Sogni di sangue, Firmino di Sam Savage, un libro dedicato a Totò, La maschera di un principe, il bellissimo Un cappello pieno di ciliegie di Oriana Fallaci, di Joël Dicker, Ma non è un giallo, Gli ultimi giorni dei nostri padri, Vita di P di Ian Martel e Angolino dedicato a Stephen Hawking con una piccola autobiografia, Dove il tempo si ferma, La chiave segreta dell'universo, Caccia al tesoro nell'universo, Missione alle origini dell'universo e un libro su Stephen Hawking con dei test di cultura generale relativi sempre al cosmo. Dietro abbiamo dei libri dedicati a Napoli, quindi I chiostri di Napoli, Il gioco del lotto a Napoli, Il presepe napoletano e Modi di dire napoletani, sono quelle vecchie edizioni di Un libro mille lire. Poi abbiamo dei fumetti di Walt Disney e Il nome della rosa di Umberto Eco. Piano di sotto abbiamo un po' di romanzi vari e di graphic novel. Qui abbiamo Brooklyn, La scoperta dell'alba di Walter Veltroni, Mangia prega ama, Amabili resti, L'età di Lulu, due libri di John Green, Colpa delle stelle e Città di carta. Questo è il libro sul centenario che saltò dalla finestra e scomparve, che so essere molto divertente ma non l'ho ancora letto. Caduta libera di Lilin, che è lo stesso autore di Educazione siberiana, anzi questo è una sorta di sequel. Storia di una ladra di libri, Come fermare il tempo, Un filo d'olio di Simonetta Agnello Corpi, I primi due dell'amica geniale, La trilogia della città di K di Christophe, Un regalo da Tiffany, Mille splendidi soli, Il circo della notte, The Danish Girl, Le otto montagne e qui abbiamo l'angolino di libri illustrati, fumetti e graphic, ovvero il libro di Fraffrog sul pianeta che sta nel sistema solare, La montagna di libri più alta del mondo, Residenza Arcadia, due libri, ovvero guide ufficiali del film del Signore degli Anelli e dell'Hobbit e Paperino e il Signore del Padello e altre storie di Walt Disney. L'ultimo scaffale comprende anche in questo caso un po' di tutto, in realtà qui riprendo un po' la linea dei classici in ideale continuità con lo scaffale precedente. Abbiamo infatti Dracula, Cuore di Tenebra, Le metamorfosi di Kafka, Il buio oltre la siepe e Il gabbiano Jonathan Livingston, una raccolta di racconti surreali molto famosa, ovvero La boutique del mistero di Buzzati, Il vecchio e il mare di Hemingway, Pinocchio di Collodi, La fattoria degli animali di Orwell, Dove è finita Audrey di Kinsella, Matilde di Roald Dahl, Un ritratto di Marilyn di Alfonso Signorini, due libri di altrettanti canali YouTube, ovvero I grandi classici riveduti e scorretti e Quest'anno non scendo di Casa Surace, poi Anima, qui abbiamo un po' di libri di scrittori locali, emergenti, amici, libri che ho presentato, quindi sono tutti quanti qui. Poi abbiamo Il profumo di Sue Skind, un libro cult. Poi abbiamo Angolino dei libri dedicati ai gatti con Io e Dewey, Il gatto che aggiustava i cuori e la trilogia di Bob con A spasso con Bob, Mondo secondo Bob e Un dono speciale di nome Bob con Bob photoshoppato. Il gatto che scoprì il Natale, sempre rosso, Il gatto che arrestava i malviventi addirittura. Poi abbiamo La straordinaria invenzione di Hugo Cabré di Selznick, che è questo libro che procede per parole di immagini curate dall'autore. E questa era la mia libreria, io spero che questo video vi abbia fatto compagnia o vi abbia dato qualche spunto. Io vi ringrazio come sempre tantissimo per avermi seguita, se volete mi potete seguire anche su Facebook e Instagram, vi lascio i link sempre nell'info box qui sotto. Non dimenticate anche di iscrivervi al canale con la campanella attivata in modo da poter essere sempre sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Io nel frattempo vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!